Goccia Verde è uno standard di certificazione privata che mira a dimostrare la gestione corretta di tutto il processo di sostenibilità dell'uso dell'acqua in un territorio. Un territorio che, per fare un esempio, potremmo immaginare come una IGP, un territorio di qualità controllata, dove il termine di qualità si riferisce a un uso ragionato, a una gestione consapevole e responsabile di tutta la filiera acqua. I prodotti all'interno di questo processo certificato non verranno identificati come la mela sostenibile, ma verranno identificati come prodotti che si riferiscono a un territorio dove non solo la filiera verticale del prodotto, ma tutta la filiera del territorio è stata gestita in maniera sostenibile. Per fare questo è necessario un'unità che aggreghi, l'unità che aggrega e che gestisce l'acqua sul territorio, grazie alla nostra storia, grazie alla esperienza che abbiamo acquisito in millenni, sono i consorzi di bonifica. Quindi Goccia Verde parte con un forte impegno dei consorzi di bonifica, che si fanno carico dell'onere e della fatica di strutturare una gestione sostenibile in tutti gli aspetti della filiera dell'acqua, e coinvolgono le organizzazioni dei produttori e le aziende che insistono sul territorio per dare loro un beneficio economico chiaro, sociale chiaro e di reputazione chiarissimo nell'accedere alla risorsa, nel giustificare l'uso della risorsa e nell'entrare in un processo di miglioramento continuo che farà sì che la goccia verde di oggi sia solo una frazione di quello che sarà la goccia verde di domani, continuando a migliorare per adattarci ai cambiamenti climatici e alle situazioni che purtroppo stiamo vivendo in questi giorni. Come gestori dell'acqua ci sentiamo responsabili della gestione dell'ambiente che è connesso all'acqua e dei benefici ecosistemici, dei benefici all'ambiente, dei benefici al paesaggio, alla conservazione dei nostri bellissimi paesaggi agrari che sono sotto il nostro controllo. La qualità dell'acqua è uno degli elementi della certificazione, viene controllata e gli enti sono invitati, chiamati ad avere delle analisi, dei monitoraggi, delle capacità di interpretazione dell'evoluzione qualitativa delle acque che circolano nei nostri territori. Come se fosse la circolazione sanguigna, ci prendiamo carico del benessere del territorio anche attraverso il benessere delle acque e degli ecosistemi ad essi connessi.